Iniziamo subito alla grande. Oh, wow. L'avevamo annunciato. Un match per il titolo interregionale molto 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 interessante. La musica è ben nota. Subito al titolo interregionale, torna a caccia del titolo che è stato suo per un quarto d'ora, forse anche meno. Tra l'altro ha una bellissima maglietta del wrestling addosso, ormai sei sponsorizzatissimo. Molto 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 concentrato Bjorn. Ha scampato di un millimetro l'opportunità di vincere il titolo interregionale, di averlo già vinto. Sì, assolutamente. Campione interregionale, il suo primo titolo in singolo, che è un campione interregionale che difende il primo il suo titolo. Oh, The Trashler, mettiamolo qua. Grandissima prestazione da parte sua, Fight Forever. Allora, io vorrei rimarcare la maglietta meravigliosa. Eccolo qua, il nostro campione interregionale. Maletley Forever, cos'altro può portare quest'uomo? Ha aggiunto qualche tatuaggio, credo, tra l'altro. Giusto un paio. Se ne ho fatti un paio di nuovi. Eh sì, insomma. Quindi Cash, Bjorn contro Rayo, Mario, il titolo interregionale. C'è rispetto e ci sarà un gran match perché sono due atleti di primissimo livello. Bjorn, che ve lo stiamo a raccontare, cioè viene da un'annata in corso effettivamente un pochino incalato, considerando l'annata assurda che ha avuto l'anno scorso. Sono subito, parte in quinta Luca Bjorn. Mamma mia. Arrabbiatissimo. Ancora! Sta distruggendo il campione, ma. Bjorn fa paura, Cash. Oh, avevo paura, attenzione. Bjorn prende la rincorsa al centro del ring. Corre, vola! Che dive! Mamma mia, ma. Su Riot! Riot completamente in balia. No, ha fatto malissimo i calcoli. Gli è sceso male l'aperitivo, probabilmente. Ma non lo so. Attenzione, abbiamo sulla terza corda ancora! Diving, Ego, ma che cosa? Ma. Per il titolo generale, 1, 2, 3! Cosa? Già, ma. No. Luca Bjorn! Il nuovo campione interregionale. Cosa? Un minuto? Quando? Non due? Ho capito cosa. Assurdo! Riot è scappato via dal. Non ho minimamente capito cosa possa essere successo. Che figuraccia da parte di Riot! Non ho parole per descrivere, è stato un qualcosa di. Comunque bisogna dire grande prestazione da parte di Bjorn, che non ci ha pensato due volte, è partito in quinta e ha voluto vincere il match.